perché forse ha peccato gol nel momento in cui sembrava aver congelato la partita. Sì, credo di sì. Abbiamo letto male, eravamo messi bene in anticipo, in chiusura avevamo un vantaggio, delle volte ci perdiamo nel guardarci le spalle quando si torna dietro, e purtroppo non ha visto l'inserimento che era molto dietro di lui in partenza, bastava girare un pochino la testa per vederlo e chiudere la situazione. Purtroppo l'episodio non è stato da parte nostra con grande malizia, però obiettivamente, come dico sempre, abbiamo fatto credo una grandissima partita di una qualità molto alta, e dico di grandissima perché avevamo davanti una squadra che nell'ultimo periodo è in condizione, ha giocato con grande temperamento, con grande intensità, quindi giocare quel calcio nostro con grandissima pressione da parte loro non era facile oggi. Fortunatamente il campo era in perfette condizioni, quindi è stupendo poter giocare su campi così, e i ragazzi hanno battuto colpo su colpo giocando sempre palla a terra con grandi triangolazioni e qualità. Sul 2-1 forse abbiamo sbagliato troppe volte l'ultimo passaggio per poter chiudere la partita, credo che abbiamo avuto delle buone possibilità per chiudere sul 3-1 la partita, ma abbiamo sbagliato troppe volte la scelta dell'ultimo passaggio. Buonasera mister, complimenti per la partita dei suoi. Nel secondo tempo il fatto di essere così bassi è stata una scelta, cioè avere tanto campo poi da attaccare nella ripartenza e poter far male, perché qualche volta siete anche riusciti senza però centrare l'obiettivo. No, è quello che ho detto io, intanto c'era anche una buona pressione da parte del Crotone ed era inevitabile, questo lo avevamo pensato, proprio per questo volevamo ripartire bene, avevamo gli spazi, e come ho detto prima sul 2-1 non avendo, è vero che ci siamo abbassati ma non abbiamo concesso occasioni, e quindi invece siamo ripartiti delle volte girando palla da destra a sinistra, arrivando con 4-5 giocatori, abbiamo sbagliato troppe volte l'ultimo passaggio poi è quello che fa la differenza. Su una ripartenza ha fatto un'ottima parata Cordaz e altre volte abbiamo sbagliato proprio l'ultimo sussulto, però insomma credo che si possa uscire molto soddisfatti. Abbiamo preso un punto in uno stadio, è un campo difficile, con una squadra che ha 8-9 partite dalla fine e ha bisogno di punti per salvarsi, e quindi ha giocato con una veemenza, con una intensità importante, e non era facile uscire indenni. Ti faccio più domande di questo processo, il microfono è con lei. Intanto la consideri un'occasione persa, poi l'errore di Calderoni che si ripete, a Cittadella invece ha subito lo stesso gol sempre dalla parte di Calderoni, e poi le condizioni di Vigorito. Non credo che sia un'occasione persa, sicuramente sabato ci dirà se è un punto d'oro o un punto o due punti persi, ma questo ce lo dirà sabato dopo la partita con l'Ascoli. Calderoni credo che sia un generoso, ha giocato tutte le partite, è normale che qualche errore lo ha fatto, come tante cose positive, è normale che oggi pesa, ma è la globale della partita, ha fatto una buona partita come tutti gli altri, quindi non posso soffermarmi solo sull'episodio del gol, però è inevitabile, è un ragazzo molto maturo e come autocritico, quindi lo sa, però poi lavora con grande voglia, quindi è un ragazzo che per noi è fondamentale, importante per tutto quello che fa durante l'arco della partita. Quando riuscirà anche a migliorare queste piccole cose, credo che sia un giocatore di grandissima qualità. Vigorito credo che sia una botta, è arrivato lungo sul palo e credo che abbia preso una botta forte. Domande? Nessun con l'acqua. Un secondo. Mister, due domande. Innanzitutto Petriccione, che ha lasciato il posto a Marino per il cambio di mollo, è stata solo una decisione, diciamo, di natura tattica, perché sembrava quello, diciamo, più che aveva più abilità nel possesso palla oggi, magari rispetto a Taxidis e Tabanelli ha perso qualche palla in meno, oppure non lo so, era un po' più stanco rispetto agli altri. Ha avuto disfenteria, aveva una disfenteria e non stava bene, quindi ho dovuto fare un cambio. In quel momento pensavo che, come poi è successo, che i pericoli più grandi arrivavano
con i cross laterali volevo dare un pochino più di serenità in mezzo al campo, invece abbiamo preso gol su un cross e una scivolata di piede, quindi sicuramente non è stata premiata, anche se poi Antonio ha fatto un'ottima partita, ma il problema di Petriccione era di diffenteria, non era stato bene. E poi mister, siccome ora c'è questa situazione che è più unica che rara, cioè di avere tre gare di fila in casa, come vi state approcciando a questo trittico che potrebbe, visto il fattore campo, portare una sterzata in chiave obiettivo finale alla squadra? Credo che quella che possa fare la differenza in questo momento è sabato con l'Ascoli, perché gli altri non giocano. E quindi quella è quella fondamentale, poi per le altre vediamo. Però è evidente la classifica che tre punti sabato, quando nessuno gioca, possono diventare molto importanti per quello che è la classifica. Vincendo vuol dire andare a un punto dal Palermo e a due dal Brescia, e quindi credo che sia una classifica insperata, e poi vediamo nelle restanti partite quello che succede. Quella fondamentale è sabato sicuramente. Mister, buonasera, ho visto tantissime partite del Lecce dal vivo anche a Cosenza, e la mia domanda è proprio su questo, perché secondo me ci sono delle analogie. La sua squadra è bella anche esteticamente, perché ha sempre questa ricerca degli spazi, questo passaggio corto, comunque esce dalla pressione molto, ma molto bene. A Cosenza Palombi su Pascali, praticamente quelli era partita mezza vinta. Le chiedo se oggi invece si poteva fare di più con Sarno su Tripaldelli, che era un po' in difficoltà, e se proprio da lì potesse nascere la vera vittoria del Lecce oggi che mancava. Allora, Sarno credo che dovevi andare a Catania per vederlo. Falco. No, scherzo, dai, era una battuta. Sì, sì, sono simili come giocatori, però credo che Falco abbia qualcosina in più. Però permettimi la battuta, insomma, che rimanga una battuta, sennò qualcuno si offende. Falco per palla al piede oggi ha creato grandissime difficoltà. È normale che oggi avere un Palombi a disposizione l'ultima mezz'ora con il suo passo, con tutto quello spazio alle spalle, sicuramente avremmo potuto cambiare qualcosa per fare più male al Crotone. Noi abbiamo questa mentalità, è inevitabile che se noi fossimo oltre a queste qualità che ci riconoscono tutti, anche esperti, e sfruttare tutte le occasioni, avevamo fatto un campionato a parte. Invece facciamo un campionato importante, stiamo lì con gli altri perché abbiamo nella nostra crescita, nella nostra maturità, dei momenti che ci perdiamo un pochino nelle disattenzioni, però è un po' un problema, perché non smettiamo mai di giocare anche in difficoltà, cerchiamo sempre di giocare. Questa è la richiesta che faccio ai giocatori, piace, e sono il primo che mi prendo le responsabilità quando anche questo delle volte ci fa prendere gol.